Buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori della radio. Benvenuti ad una nuova puntata di I racconti di Perla. Dove incontrate di solito il malizioso Eros? Nella camera da letto? Nella camera da letto, gli esseri umani possono esprimersi integralmente, spogli di abiti e nudi di bugie. La camera da letto è un luogo sacro. Luogo dove si può imparare la naturalissima arte di Eros. Cardiopatici schiavi delle stelle, pensiamo di aver conquistato il mondo senza esserci neppur levati dai nostri letti, ma ci svegliamo ed esso è opaco, ci alziamo ed ecco che è straniero, usciamo dalle nostre case e ci troviamo di fronte la terra tutta intera e in più il sistema solare, la Via Lattea e l'indefinibile. Fernando Pessoa. Al greco, passando per il latino e l'italiano, dobbiamo il termine generico di camera, che indica ogni stanza destinata al riposo, ovvero la camera da letto. O bella, se tu vorrai, dormiremo insieme, in un grande letto quadrato, coperto da candide lenzuola. Ai quattro angoli del letto, un mazzo di pervinche. Al centro del letto, il fiume è profondo. Tutti i cavalli del re vengono a bervi insieme, e lì noi dormiremo, sino alla fine del mondo. Dal secolo XII al XV, la camicia fu un indumento da giorno che ci si toglieva per coricarsi. Se l'uomo l'avesse tenuta, avrebbe offeso la donna con cui divideva il letto. Se si voleva dimostrare a una donna scarso affetto o poco rispetto, si teneva la camicia. In Lancillotto o il Cavaliere della Carretta, Chrétien de Troyes scrive, verso la fine del secolo XII, che Lancillotto è costretto a dormire nella casa di una donna, che possiede un solo letto e che si è innamorata di lui. Il cavaliere non contraccambia tali sentimenti e per farlo capire si corica avendo cura di tenere la camicia. Questo basta perché la donna si allontani dal letto. E quando sono quasi rotta del tutto e mi sono messa sopra il letto stremata, allora devo gridare il male mio tutta la notte. Un letto ci vede nascere e un letto ci vede morire. È il teatro mutevole dove il genere umano recita di volta in volta drammi avvincenti, farse ridicole e tragedie spaventose. È una culla adorna di fiori, è il trono dell'amore, è un sepolcro. È noto che dall'epoca medievale unirsi al coniuge per provare deliberatamente piacere era peccato mortale. Nel secolo XVII il conseguimento del piacere legato al desiderio di procreazione non era più condannato. Gli sposi non dovevano temere di avere troppi figli. In compenso continuava il biasimo per la ricerca del solo piacere. Ci si poneva una serie di quesiti. Dio avrebbe creato il piacere femminile se non vi fosse stata qualche utilità per la riproduzione della specie? La donna era tenuta ad avere un orgasmo nel corso del rapporto? Jean-Louis Flandrin assicura che su 15 teologi dell'epoca che si posero la domanda, egli ne ha studiati 25,
8 ritenevano che rifiutando volontariamente l'orgasmo, la moglie commetteva un peccato grave. 4 propendevano per il peccato veniale e 3 escludevano il peccato. Altro punto. Il marito era tenuto a prolungare il coito sino all'orgasmo della moglie? In 4 sì, ma tutti gli altri pensatori affermavano che egli non aveva tale dovere. Inoltre, i coniugi dovevano provare piacere contemporaneamente? 6 consigliavano un tentativo in tal senso per accrescere la probabilità di concepimento. Infine, la moglie aveva il diritto di accarezzarsi per giungere al piacere dopo che il marito si era ritirato? 3 teologi erano contrari, ma 14 autorizzavano le carezze. Quanto alle posizioni del rapporto coniugale, agli sposi veniva raccomandata quella naturale, la donna stesa sulla schiena e l'uomo sopra di lei. Non bisogna dimenticare che la donna, la vera donna, secondo gli uomini di chiesa, doveva essere passiva. Porsi delle domande è sempre segno di apertura mentale e vi invito a farlo, cari radioascoltatori, per riflettere sul vostro piacere e su quello del partner. Ma non credo di essere totalmente d'accordo con gli esiti delle indagini dei teologi del XVII secolo. Dalla metà del 1600, il godimento e i desideri, cioè ciò che l'anima ha di più raro, secondo La Fontaine, irruppero nella camera da letto, dove l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, affermandosi sempre più, si collegava, esente dal peccato, a un nuovo modo di abolire le frontiere del proibito e del lecito, l'arte dell'amore. Don Etienne Alphonse François de Sade, detto Marchese di Sade, pubblicò nel 1796 La filosofia nel boudoir, una lezione teorica e pratica del libertinaggio più spinto e più crudele. Egli fu perseguitato quale immagine stessa del male. Fu riscoperto e apprezzato dai surrealisti Breton e Apollinaire per la prodigiosa liberazione dell'immaginario che aveva scatenato. Mi vengono in mente alcuni letti di fantasia. Quello di Procuste, il leggendario ladrone che costringe i viaggiatori a sdraiarsi su uno dei suoi letti e li tortura stirandone le membre, se troppo corte, o troncandole, se troppo lunghe. Quello della principessa sul pisello che, coricatasi sopra un pisello sul quale sono stati accumulati 20 materassi e sopra questi ancora 20 piumini, si lagna al mattino successivo di non essere riuscita a chiudere occhio tutta la notte e di avere il corpo pieno di lividi. Il letto di Siminiri della Sibarita, che non riesce a sopportare una foglia piegata a metà mentre riposa di notte sul suo letto di rose. Spero che i vostri letti non siano letti di supplizio. I membri della tribù aborigena dei Muria raccontano le loro usanze sessuali. Cambiamo partner perché vogliamo che tutti siano felici. Se un ragazzo e una ragazza stessero sempre insieme, come se fossero marito e moglie, alcuni lo sarebbero più degli altri. I giovani e le giovani migliori sarebbero proprietà di individui e non del gruppo, e tutti gli altri sarebbero infelici. I maschi e le femmine si amano vicendevolmente come i fratelli amano le sorelle, come i genitori amano i figli, come i mariti amano le mogli. I Muria si attengono al precetto che proibisce loro di passare più di 3 notti con lo stesso partner. Ma non bisogna pensare che l'obbligo spenga ogni spontaneità e ogni piacere nei giovani che si ritrovano uniti. Come in tutte le cose, è importante che non sia il senso del dovere a guidare le azioni.
Una giovane Moria, per iniziare un ragazzino, si lascia accarezzare il seno e stringere tra le braccia. Poi divarica le gambe, fa sdraiare il partner sul suo petto, gli insegna come liberarsi degli indumenti e introduce lei stessa il pene nella vagina. La prima volta, se il ragazzino non sa che cosa deve fare, non gli dice niente, ma il mattino successivo dichiara: «Stanotte mi è solo stretta, niente è stato fatto come si deve, non ho provato piacere». E il ragazzo risponde: «Oggi sono veramente pronto, ora so che cosa bisogna fare». Il rapporto sessuale avverrebbe così. I due giovani si coricano entrando nella stuoia. Lui le tiene una mano sul seno, ma ciò non significa nulla. Quando tutti dormono, fa il segnale. Non posso dire quale sia, ma ognuno di noi lo conosce. Lei mormora: «Vattene». Ma lui sa che ciò corrisponde a un sì. Lui si solleva e le allarga le gambe. Lei si toglie subito gli indumenti. Quando lui le è sopra, introduce con la mano il pene nella vagina. Non dice niente, anche lui tace. Entrambi rimangono in perfetto silenzio. Lui deve faticare. Se non sei sudato, se sei abbandonato dal calore, non sei soddisfatto. Lei dice: «Spingi, spingi», e non lo lascia andare finché non è soddisfatta. Alla fine, le sue labbra emettono la parola «Hai». Quando la parola esce dalle orecchie del giovane, lei ha pagato l'impulso. Nell'India aborigena, il rapporto sessuale è ritenuto un dovere per l'uomo e un diritto per la donna. Diritto che sarebbe stato accordato quale compenso per i fastidi della mestruazione e per i dolori del parto. Esistono diverse leggende Muria sulla vagina e sul pene. Molto tempo fa, le vagine avevano il potere di lasciare i corpi mentre le donne dormivano, andando a nutrirsi nei campi. Grazie a una dentatura che consentiva loro di brucare, pascolavano l'intera notte e ritornavano, ben sazie, sui loro passi di primo mattino. Con il trascorrere dei giorni, gli abitanti del villaggio si chiesero chi mangiava ogni notte i raccolti. Misero delle trappole e attesero. Scesa l'oscurità, le vagine andarono a brucare e vennero intrappolate. All'alba, gli abitanti del villaggio non fecero altro che raccoglierle e metterle in un immenso paniere. Poi le chiusero in una stanza segreta e andarono a riferire l'accaduto dal rajà. Costui condannò le vagine all'impiccagione. La sentenza scatenò enorme smarrimento tra i maschi del villaggio, che si chiesero come avrebbero potuto vivere con le loro donne dopo la soppressione di tali organi. Essi decisero di tornare dal rajà per implorare il perdono e impegnarsi a rimborsare i danni ai proprietari dei campi devastati. Il rajà concesse il perdono, ma aggiunse che era indispensabile togliere i denti alle vagine e che avrebbe dato una ricompensa a chiunque avesse portato felicemente a termine la missione. Nessuno sapeva come fare, quando un poliziotto guercio, che possedeva un coltello nato dal suo pene, dichiarò che si sarebbe occupato della faccenda. Senza attendere oltre, si mise al lavoro. Tolse tutti i denti e, con chiodi e martello, rimise ogni vagina al suo posto. A ciò si deve l'origine del clitoride. Le vagine maledirono però l'uomo che le aveva inchiodate ai corpi e lo trasformarono in maiale. Maledizione di cui ancora oggi si possono vedere gli effetti. Il sesso del maiale ha proprio la forma di un coltello.
Quanto all'origine del pene, i Muria raccontano. Un tempo il pene era tanto lungo che se un uomo voleva uscire dalla capanna, doveva avvolgerselo intorno alla vita e fissarlo. Ma un giorno il pene di un uomo, che se ne stava sdraiato, uscì dalla finestra e sfondò al muro di una capanna distante 100 metri. Penetrò la donna che vi si trovava. Ne uscì dalla bocca, affondò la testa in una pentola, mangiò tutta la cena e, nel ritirarsi, uccise la poveretta. Nell'apprendere l'accaduto, le donne si precipitarono da quell'uomo sfacciato e pericoloso, decise a tagliargli la verga. Per difendersi, egli non poté far altro che impugnare il pene, e così gli fu mozzata solo la parte eccedente. Ecco perché oggi il pene non è più lungo di una mano. Il sole tramontò a ovest. L'oscurità invase la stanza con le sue ombre. Fuori spirava una fresca brezza. Cadde la neve e i suoi fiocchi volteggiarono. Ma la camera era tranquilla e chiusa, non vi penetrava il minimo rumore. Lei aveva preparato il letto con oggetti di lusso raro, tra cui un incensiere di bronzo per profumare le coperte. Fece ricadere le cortine del letto sino al pavimento. Materassi e coperte erano lì accumulati e cosparsi di cuscini a punta. Lei si tolse la veste, poi gli indumenti intimi, svelando il corpo bianchissimo. Secondo la cultura cinese, il cuore è una casa con due camere da letto. Una ospita la sofferenza e l'altra la gioia. Non si deve ridere troppo forte, altrimenti si sveglia il dolore nella camera vicina. E la gioia si sveglia quando il dolore parla forte. No, la gioia è dura d'orecchio. Il saggio poetico sulla gioia suprema dell'unione sessuale dello Yin e dello Yang e del cielo e della terra, scritto da Po Sin Chen, un poeta dell'epoca Tang morto nell'826, offre dati a profusione sul significato cosmico dell'atto sessuale. Suprema gioia dell'uomo, accanto alle alte funzioni e agli alti onori di questo mondo, che causano solo dispiacere. L'autore, deciso a parlare delle gioie e dei rapporti sessuali, non trascura alcun particolare e segnala anticipatamente che, se vi sono alcuni brani osceni, essi sono necessari a dipingere nella loro verità le delizie dell'unione sessuale. Po Sin Chen descrive la prima notte di nozze. Lo sposo estrae il suo uccello cremisi e slaccia i pantaloni rossi della sposa. Le solleva le gambe bianchissime e le palpa le natiche, simili a giada. La donna prende in mano lo stelo di giada e ne trae diletto. L'uomo succhia la lingua della donna e la sua mente è turbata. Poi con la saliva egli le bagna completamente la vulva che essa felice gli offre da arare. La coperta è stata forzata ancor prima che essa se ne sia accorta. Con un colpo vigoroso egli introduce il suo membro. Subito dopo, dal suo fanciullo aperto, cola seme in abbondanza. Essi si asciugano i genitali con le 6 cintole che sono poste in un cesto. A partire da questo momento sono una coppia sposata. Quella che è chiamata unione dello Yin e dello Yang continuerà d'ora in poi senza interruzione. Da un'attenta ricerca del maestro Tong Xuan risulta che esistono 30 posizioni principali per l'unione sessuale. Le 4 fondamentali sono l'unione stretta, l'inalterabile attaccamento, le orecchie scoperte
e il corno di unicorno. Quali saranno i profondi significati di queste posizioni, secondo voi? Quanto alle altre posizioni, mistero e poesia aleggiano dietro le immagini evocate. Il dipanamento della seta, il drago che si avvolge, il pesce dai quattro occhi, la coppia di rondini, l'unione del martin pescatore, le anatre cinesi, le farfalle svolazzanti, le anatre volanti capovolte, il pino dai bassi rami, i bambù vicino all'altare, la danza delle due fenici femmine, il volo dei gabbiani, il salto dei cavalli selvaggi, il cavallo che scalpita, la tigre bianca che balza, la cicala scura attaccata a un albero, l'uccello della giungla, le scimmie nella terza luna di primavera, i cani che corrono nel nono giorno d'autunno, il gatto e il topo nello stesso buco. Io non credo che in questa puntata la camera da letto ci abbia consegnato tutti i suoi segreti. Diciamo che vi ho socchiuso la porta. Condividete con me i vostri pensieri erotici. Sapete che potete farlo scrivendomi al 327-390-4653 oppure a la.preziosa.perla@gmail.com. Ricordate che Perla è anche su Facebook e su Instagram. E la safe word per entrare in contatto con me. Colla. Una dolce notte.